Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate 18-24 dicembre 2017. Il matrimonio di Beatrice e Friedrich. Lunedì 18 dicembre 2017. Melly tenta di setare litigi tra André ed Alphonse, ma l'impresa si rivela molto difficoltosa. Natasha vorrebbe collaborare insieme a Desiree per la realizzazione del suo audiolibro. La giovane Bramik, però, è molto distratta perché non riesce a dimenticare Nils. Charlotte scopre che suo fratello soffre di ludopatia. Al Fürstenhof arriva Christoph Salfield, figlio di Gottfried e padre di Boris e di Victor. L'uomo vorrebbe curare il papà in una struttura specializzata e ne predispone subito il ricovero. Gottfried però se ne accorge e finge un infarto per bloccare le sue intenzioni. Werner non vede di buon occhio l'arrivo del nipote di Charlotte al Fürstenhof, che nel frattempo inizia a mostrarsi molto gentile e premuroso nei confronti della ricca zia. Martedì 19 dicembre 2017. Manca pochissimo al matrimonio di Beatrice e Frederick. Una serie di problemi organizzativi rischia di mandare a monte la cerimonia. Ella e Rebecca propongono alla Dark Lady di pronunziare il fatidico sì in una splendida quanto semplice località mondana. Lei, dopo innumerevoli perplessità, accetta. André scopre che un suo collega è stato insignito di una nuova stella e vi resta malissimo. Susan e Melly, preoccupate per lui, lo convincono a non mollare. Tina nel frattempo è pronta a raggiungere la sede dove dovrà sostenere l'esame per diventare chef, ma a causa di un imprevisto perde il bus. Di lì si trova a passare Boris, che si offre di accompagnarla. Ella e Rebecca, finalmente in sintonia, organizzano il matrimonio della Hofer e di Stahl, felici più che mai. Mercoledì 20 dicembre 2017. L'aiuto di William si mostra davvero prezioso per ella e la sua amica. Desiree ama Nils, ma il bel personal trainer non vuole costruire una relazione impegnativa con lei. La giovane prova a sfogarsi con Rebecca e le mostra tutto il suo appoggio, affermando che anche lei sta vivendo una situazione sentimentale molto burrascosa. Le due ragazze bevono qualche bicchiere di troppo. La Hertz finisce addirittura per ubriacarsi. Poi, sulla via di casa, incrocia William. Christoph vorrebbe fare leva sulle tensioni esistenti tra gli azionisti del Fürstenhof per tentare una scalata. L'uomo vuole comprare le quote di Susan. Werner smaschera Christoph e tenta di far prevalere il diritto di prelazione per impedire alla sua ex di cadere nella rete del nipote della Salfield. Giovedì 21 dicembre 2017. Christoph è una persona molto furba. Dice a Werner che grazie alla sua mossa il Fürstenhof ritornerà nelle mani dei Salfield. Beatrice nel frattempo, mentre Christoph sta agendo alle sue spalle e quelle del suo futuro sposo, si presenta all'altare. Friedrich purtroppo tarda ad arrivare. L'uomo, dopo un vistoso ritardo che lascia presagire il peggio, si palesa al cospetto della sua amata, pronto a iniziare una nuova vita con lei. La cerimonia si svolge allegramente. Tina intanto supera brillantemente l'esame e diventa chef. André, per guadagnarsi una nuova stella, tenta di apportare innovazioni alla sua cucina. Natasha però lo ammonisce. Deve continuare a realizzare piatti tradizionali. Quelli innovativi non sono il suo forte. Venerdì 22 dicembre 2017. Christoph tenta di sbarazzarsi del padre, facendolo internare in una struttura specializzata,
atta a curare la ludopatia, ma Michael fa tutto il possibile per distoglierlo dall'intento. Charlotte, preoccupata, assiste ad un duro battibecco tra Christoph e suo padre. La ricca albergatrice si convince che il nuovo arrivato è una persona molto subdola e ambigua, che sta tentando di mettere le mani sul Fustenhof. Gottfried, intanto, prende una clamorosa decisione: scappare via e nascondersi in un luogo sicuro. Rebecca, nel frattempo, in preda all'alcol, dichiara a William di amarlo. Dopo essersi ripresa, capisce di aver commesso un gravissimo errore. Sabato 23 dicembre 2017. Rebecca e William discutono su quanto accaduto. La giovane Hertz teme che la compromettente confessione possa allontanarla da Ella. Per questo chiede al Ben Newcomb un grosso favore: tenere la Kessler all'oscuro di quanto accaduto. William, dopo averci pensato a lungo, accetta. Rebecca fa salti di gioia, ma commette una grave imprudenza. André è in crisi. Crede di non avere la stoffa giusta per poter essere uno chef stellato. Susan, preoccupata per lui, decide di metterlo alla prova. André, inoltre, vorrebbe organizzare una cena a casa dei Sombigler e dedicarla esclusivamente alla madre di William. Nelly cosa ne penserà? Beatrice soffre a causa di Desiree, che continua imperterrita a rinnegarla. La giovane, dopo un accorato appello da parte della madre, non sembra intenzionata a voler cambiare idea. Domenica 24 dicembre 2017. Rebecca ed Ella vogliono far visita alla tomba del ragazzo che entrambe hanno amato, Marcel. Nils ancora una volta chiarisce a Desiree di non volersi legare a lei in maniera seria. Successivamente la Bramic sorprende il bel personal trainer e la Hertz in atteggiamenti compromettenti e reagisce malissimo. Christoph riesce a mettersi sulle tracce di Gottfried, che in preda all'angoscia minaccia di togliersi la vita. Charlotte tenta di sedare il loro litigio e propone al nipote di diventare la tutrice legale del fratello. Christoph vorrebbe però rinchiudere il padre in un istituto psichiatrico. La cena organizzata da André, a causa della presenza di padre Rimpel, si rivela molto dura. Alla fine lo chef scopre che può ancora lottare per ottenere la stella. Tina crede che Frederick voglia assumerla al Fustenhof, ma si sbaglia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.